crudeltà, è un uomo che metterà d'accordo tutto, se c'è una sinistra intelligente e una destra intelligente, cosa che ne dubito, ma dovrebbe mettere d'accordo tutti, un uomo moralmente a posto, integerrimo, ma sempre stato fuori dai giochi. Ti è piaciuto per la rinuncia della Gabanelli? Beh, me l'aspettavo un po', insomma, ci avevo parlato, era molto molto contenta, molto felice di aver avuto questa risposta dal movimento, così dai giovani che la seguono nelle sue trasmissioni. Però sotto sotto sentivo l'imbarazzo, insomma non è una scelta facile lasciare il tuo lavoro, andare per il mondo, parlare con... Te le immagini la Gabanelli con non so, la Merkel, che prima gli fa un'inchiesta, gli mette quella telecamera sulla scrivania, laggi protonici, cosa c'è? Quindi invece credo che questa scelta sia stata l'ideale, che metterà d'accordo molta molta gente in Italia. Gino Strada è entusiasta anche lui? Entusiasta anche lui, l'ho sentito, ha detto che lui l'ha votato, che quindi aveva fatto un endorsement proprio a favore. Quindi siamo tutti d'accordo e tutti felici, guarda. Sentirà Bersani? Io no, io non devo sentirlo. Dirà lui a chi di dovere la sua scelta, vedremo.